Prego i consiglieri di prendere posto, per favore.
Prego accomodarsi. Consiglieri, grazie. Do la parola al segretario generale per l'appello. Buonasera a tutti. Chitò Monica, assente giustificata. Di Cristo, presente. Di Pietro, presente. Franciosi, assente. Pagani, presente. Pastorino, presente. Perego, presente. Piano Alessandro, presente. Rivolta Andrea, presente. Aiosa Alessandra, ecco. Atanasio Tullio, assente. No, non lo... Ah, ecco. Presente. Bonomelli Mosè, Borgonovo Paola, Di Stefano Roberto, Ercoli Luì Elisa, presente. Fiorino Giovanni, presente. Ghezzi Gabriele, Lanzoni Marco, Molteni Mario, Pasquinelli Rossano, Pogliaghi Federico, Ricupero Vincenzo, Rosa Vittoria, Valsecchi Giorgio, presente. Sergio, Vincelli Gianmaria, assessori presenti, Caponi, presente, D'Amico, assente, La Miranda, c'era, cioè presente, Magro, presente, Pini, presente, Titta Ferrante, presente, Torresani, presente. Consiglieri presenti. Ventitré consiglieri presenti, la seduta è valida. Chiedo che venga suonato l'inno nazionale. Buonasera. Come concordato nella conferenza dei capigruppi, do lettura dell'articolo 36 del regolamento funzionamento del Consiglio Comunale. L'articolo 36, disciplina del pubblico, recita: le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta debbono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. È fatto obbligo di tenere spento, e io qua suggerisco abbassato, il telefonino cellulare ed è vietato filmare. Questo recita il regolamento del Consiglio Comunale del Comune di Sesto San Giovanni. Questo è quanto è stato chiesto che vi venga letto a tutti i cittadini presenti
nello stesso tempo vi ringrazio di essere qui questa sera. Nominiamo i tre scrutatori, due della maggioranza e uno della minoranza. Di Cristo, Lanzoni, Recupero. Grazie. Procediamo ora alle interrogazioni. Punto 1. Interrogazione del consigliere comunale Di Cristo in data 21 luglio 2017, il 60092, relativa all'adozione di giochi per bambini diversamente abili. Do la parola al consigliere per la presentazione dell'interrogazione. Prego, consigliere. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, c'è da dire, anzi ci tengo a dire, che questa interrogazione parte da lontano. Infatti già nella scorsa consigliatura presentai un'interrogazione e feci notare che per esempio il Comune di Milano, ma anche tanti comuni limitrofi, si sono dotati, quantomeno in alcuni parchi cittadini, di giochi per bambini diversamente abili. Siccome Sesto San Giovanni in particolar modo è sempre stata attenta ai temi del sociale negli anni passati e fa parte del tessuto sociale di Sesto, chiedo con questa interrogazione all'attuale maggioranza se finalmente anche Sesto possa dotarsi, almeno in un parco cittadino, di giochi per bambini diversamente abili, o in caso negativo di conoscerne le motivazioni, o qualora tale richiesta, interrogazione fosse accolta, di conoscerne i tempi e i costi di attuazione, ovviamente realistici. Sottolineo questa cosa perché nella scorsa interrogazione mi fu risposta dall'allora assessore alla partita di un'altra maggioranza: valuteremo i costi e le faremo sapere al più presto. Sono passati 10 anni, quindi dico ben 10 anni, ma Sesto San Giovanni, ancora una volta, riscontriamo che non ha nemmeno un parco cittadino su quelli presenti sul territorio attrezzato con giochi per bambini diversamente abili. È ovvio che qui c'è proprio, al di là dei costi che non sono nemmeno irraggiungibili, ci deve essere alle spalle una volontà politica, per cui adesso ascolterò con interesse e piacere la risposta dell'amministrazione in merito. Grazie. Prego, do la parola. No, sta arrivando perché non si era sentita bene l'assessore, eccola lì. Ce la fai, Ale? Grazie, assessore. Allora, do la parola all'assessore Magro. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Interrogazione del consigliere comunale Di Cristo relativa all'adozione di giochi per bambini diversamente abili. In relazione all'interrogazione in oggetto si precisa quanto segue. È intenzione di questo assessorato provvedere a fornire spazi pubblici fruibili da tutti e in particolare con riferimento alle aree giochi per i bambini. Valutate anzitutto le esigenze di corretta gestione e manutenzione delle aree esistenti, saranno verificate le condizioni di bilancio per futuri ampliamenti e nuove installazioni. Tra i programmi in corso di esecuzione, già prevista nella realizzazione delle opere di mitigazione ambientale, definite in convenzione con Serravalle nel quartiere 4, la creazione di una nuova area gioco con strutture ludiche, fruibili da tutti i bambini. Sono contenta che questa interrogazione sia arrivata dall'opposizione, in quanto ritengo che ci siano tematiche che devono essere affrontate trasversalmente da tutte le parti politiche. Sicuramente un tema rilevante come quello di rendere una città fruibile da tutti, in particolar modo dai bambini, è un tema che non dovrebbe avere colore politico. Quindi per questo ringrazio il consigliere Di Cristo e anzi auspico che ci possa essere una collaborazione
con il consigliere e con anche tutto il resto dell'opposizione su tematiche di questo genere che appunto ritengo rilevanti. Sarà quindi mia cura e mi impegno personalmente affinché nel corso dei 5 anni di mandato si riesca a realizzare almeno un'area giochi fruibile da tutti i nostri bambini, perché è una città che sia in qualche modo aperta, inclusiva per tutti, è una città civile. Questo credo che sia una cosa fondamentale per tutti quanti. Grazie. Prego, consigliere Di Cristo. Grazie Presidente, grazie Assessore. Ovviamente ho ascoltato con molta attenzione e piacere la risposta dell'Assessore. Mi ha fatto piacere che ha sottolineato la carenza, proprio l'assenza di questi giochi, ha constatato l'assenza di questi giochi. Infatti sono le fasce più deboli di fatto, ed è proprio come dice lei e come ho messo io nelle premesse dell'interrogazione, è una questione di civiltà proprio, innanzitutto è una questione di civiltà. Mi sia concesso una battuta, ma in maniera positiva, collaborativa, su queste cose troverà sempre la mia collaborazione su questi argomenti. Farò un po' come, viste le esperienze passate, sono rimasto un po' scottato, alla fine non se n'è fatto nulla. Faccio un po' come si fa in una nota trasmissione televisiva, facciamo un nodo al fazzoletto e vediamo se nei 5 anni, finalmente anche sesto, riesce almeno a attrezzarsi con quest'area. La prendo come una promessa e ovviamente ho fatto una dichiarazione pubblica. Grazie Assessore. Bene, passiamo all'interrogazione del punto 3, interrogazione della consigliera Perego. Protocollo di generazione 61493 relativo al piano straordinario di assunzioni del personale educativo degli asili anni 2017-2018. Do la parola alla consigliera per la presentazione dell'interrogazione. Grazie. Grazie Presidente. Sì, è un'interrogazione che è stata presentata il 26 luglio. Oggi è il 28 novembre, quindi ovvio che l'attualità di questa interrogazione in qualche modo, almeno in parte, viene meno, nel senso che il 26 luglio, direi quasi alla vigilia dell'inizio dell'anno educativo degli asili nido, l'interrogazione da me presentata chiedeva sostanzialmente come questa amministrazione intendesse dare attuazione a una delibera di giunta precedente, una delibera di giunta del maggio 2017, in cui si prevedeva un piano straordinario di assunzione, biennali per l'anno 2017 e l'anno 2018. Quindi in che modo la Giunta intendesse dare attuazione a quella delibera che in qualche modo precedeva questa amministrazione, come intendesse farlo in tempi ovviamente utili per l'inizio dell'anno educativo, che si sa inizia alla fine del mese di agosto, e come si volesse garantire quell'aspetto fondamentale che è la continuità educativa appunto per i bambini e le famiglie che frequentano gli asili nido. Ovviamente ripropongo qua, attendo la risposta, ho già letto la risposta, credo sia interessante sentire la risposta non solo per l'anno 2017 ma anche per l'anno 2018 a questo punto. Grazie consigliera, do la parola all'assessore Tita Ferrante. Prego assessore. Grazie, buonasera a tutti i presenti. Allora, in merito a quanto richiesto, si comunica che le procedure in attuazione del piano straordinario di assunzione del personale educativo degli asili nido anni 2017 sono state espletate tutte le procedure in attuazione di questo piano sono state espletate nei tempi utili al funzionamento dei servizi dell'asilo nido per l'inizio dell'anno educativo 2017 e 2018. Nella fattispecie, la nuova amministrazione ha determinato l'assunzione di 7 educatrici a tempo indeterminato, come da delibera 145 del maggio 2017. Poi l'individuazione e l'assunzione di 6 educatrici a tempo determinato fino a luglio 2018 a seguito di scorrimento di graduatoria. Inoltre, e qui siamo oltre la delibera, sono stati incaricati 4 educatrici a tempo determinato con funzione di sostegno per l'inserimento dei bambini disabili. Tutti i contratti di lavoro con le suddette lavoratrici sono stati stipulati a partire dal 28 agosto
2017, giorno di avvio dell'anno educativo 2017-2018, pertanto è stata garantita, come programmato, la continuità educativa ai bambini frequentanti gli asili nido e alle loro famiglie. Prego, silenzio per favore. Grazie Presidente. Se no sono costretto a far sgombrare. Prego, consigliera Pedro. Grazie Presidente. Poi rispetto a quanto sia stata garantita la continuità educativa e quanto sia garantito il supporto ai bimbi disabili negli asili nido, c'è comunque all'ordine del giorno un'altra interrogazione che verrà discussa successivamente. Mi fermo solo su questa interrogazione, visto che verteva sul piano delle assunzioni, un piano biennale, sul sottolineare, assessore, che lei mi ha dato la risposta marcando il 2017. Significa che per il 2018 il piano di assunzioni è bloccato. C'è una delibera di giunta che lo blocca. D'altronde faccio presente che c'è una delibera di giunta che prevede di trasferire del personale che faceva altro a fare l'educatore negli asili nido, inserire 15 persone negli asili nido. Scusi, significa bloccare quel piano di assunzioni, riguarda il piano di assunzioni del 2018. Lei, sì, sono d'accordo, però lei, l'assessore non mi ha risposto sulle assunzioni del 2018. Lei sa meglio di me, perché ha più esperienza in ambito di interrogazione. Quando io le do la parola, lei deve far capire se favorevole e soddisfatta o non soddisfatta. Presidente, non sono soddisfatta perché a metà dell'interrogazione non è stata data risposta. Direi che è un 5. Era questo che volevo sentirle dire, lei me l'ha detto. Allora, passiamo al punto 4. Prego. Buonasera, grazie. Procediamo. Interrogazione il punto 4, sempre della consigliera Perego. Protocollo 61949, relativa al servizio comunale piccoli e grandi. Do la parola alla consigliera Perego. Sì, anche qua l'interrogazione è stata presentata il 28 luglio, diciamo, alle origini di quell'odissea che è stata l'apertura, poi chiudo, poi riapro, poi richiudo, poi colpa di qualcun altro rispetto al servizio piccoli e grandi, nel senso che questa interrogazione veniva presentata nel momento in cui si era presa la notizia di telefonate da parte dell'amministrazione comunale per avvisare le famiglie della chiusura del servizio, e quindi in questa interrogazione ovviamente si chiedeva quali ragioni avessero portato, per quali ragioni si fosse arrivati alla sospensione del servizio, perché queste ragioni organizzative non si fossero potute risolvere prima, e chiedevo che intenzioni avesse l'amministrazione in merito a questo servizio. Rispetto alle intenzioni per il futuro di questo servizio, la domanda è ancora attuale, perché il fatto che oggi sia ancora attivo non implica una risposta dello stesso tipo alla mia domanda, per cui attendo risposte dall'assessora. Scusi, consigliere Perego e consigliera Di Pietro, al punto 5 l'interrogazione da lei formulata si potrebbe in qualche modo pensare che siano molto simili, quindi io chiederei, se siete d'accordo, magari la risposta dell'assessore va a incorporare tutti e due i punti. Possiamo procedere in questi termini. Allora, io farei una cosa di questo genere. Leggo anche il punto 5 per correttezza e magari lei la presenta, e dopodiché diamo la parola all'assessore, scusi, così almeno la ritengo più corretta. Quindi prendiamo in esame anche l'interrogazione al punto 5 della consigliera Di Pietro,
protocollo del 62-192 relativa alla sospensione del servizio piccoli e grandi. Do la parola alla consigliera Di Pietro, grazie. Sì, grazie Presidente, come diceva di fatto è simile, anzi direi identica a quella presentata dalla consigliera Perego, l'oggetto è lo stesso per le stesse motivazioni. È una un'interrogazione che ho inviato con posta elettronica il 28, poi c'era stato un problema mi sembra di sistema, quindi vabbè, risulta protocollata qualche giorno dopo. Comunque di fatto è passato un po' di tempo rispetto alla risposta e che è seguita tra l'altro degli incontri che sono stati anche fatti, quindi più che la risposta probabilmente mi soddisfa di più, diciamo, aver incontrato i genitori perché si è avuto modo di confrontarsi sul punto. Comunque ho ricevuto risposta, però vorrei sentire anche l'assessore, grazie. Ok, do la parola all'assessore Tita Ferrante. Ecco, la risposta chiaramente alle due interrogazioni che sono simili sul servizio piccole e grandi è questa. Il servizio piccole e grandi ha avviato la propria attività come programmato dal calendario scolastico il 4 settembre e come deliberato dalla giunta comunale con atto 235 del 22 agosto 2017, contenente determinazioni specifiche in merito al funzionamento regolare del servizio stesso. È intenzione, in merito all'altra domanda sul futuro, è intenzione di questa amministrazione mantenere il servizio quindi non ci sono altre considerazioni da fare. Do la parola alla consigliera Perego. Sì, il servizio piccoli e grandi, ringrazio l'assessore per la risposta. Mi permetto una puntualizzazione che mi fa dire che anche in questo caso non sono soddisfatta della risposta, perché si dice una cosa in realtà non corrispondente al vero, cioè che il servizio è partito come da programmazione, perché la delibera a cui fa riferimento l'assessora è del 22 agosto. C'era una delibera precedente di luglio che invece, ed è pubblica sull'albo pretorio, delibera che sospendeva il servizio fino, credo, a dicembre, insomma, o fino a data da destinarsi, questo non lo ricordo. È ovvio che la delibera del 22 agosto a cui si fa riferimento non è nata spontaneamente dalla volontà dell'amministrazione, ma è nata dai fatti che sono avvenuti in città, per cui non sono soddisfatta di una risposta che reca informazioni non corrispondenti al vero. La parola alla consigliera Di Pietro. Sì, nella mia risposta c'è anche un'aggiunta, nel senso che io chiedevo anche notizie in merito allo spostamento dell'educatrice, l'assessore mi ha invece confermato che non sono state spostate le educatrici, che quindi sono state mantenute nel servizio. Quello che vorrei sottolineare io è che, facendo riferimento anche all'incontro che c'è stato con l'assessore e i genitori, ci siano passaggi successivi, perché è vero che viene confermato che il servizio è stato mantenuto, però siccome ci sono stati dei cambiamenti anche in ordine ai costi e si voleva verificare l'andamento del servizio rispetto alle iscrizioni e quindi, diciamo, anche la soddisfazione da parte della cittadinanza rispetto appunto a questi cambiamenti che sono stati portati, quindi quello che vorrei è appunto che ci sia un proseguo anche negli incontri e quindi nello stato di fatto, diciamo, dell'andamento del servizio rispetto ai cambiamenti attuati. Grazie. Vorrei rispondere alla consigliera Di Pietro, che infatti con i genitori siamo d'accordo di tenere monitorato l'andamento del servizio e l'accordo è che ci incontriamo a fine gennaio. Saltiamo il punto 6 perché la consigliera Chittò è assente, a meno che non si voglia trattare ugualmente, ma non credo che rientri nella normalità. Quindi passo al punto 7, interrogazione urgente della consigliera comunale Perego, protocollo 70659 relativa all'organizzazione del servizio asili nido. Do la parola alla consigliera. Grazie Presidente.
Anche questa interrogazione riguardava l'avvio del servizio educativo asili nido e più che altro nasceva ovviamente nell'esercitare dall'esigenza come consigliere di esercitare il mio ruolo di controllo a seguito appunto di una comunicazione da parte del comparto autonomie locali della funzione pubblica CGL Milano in che chiedeva pubblicamente con un comunicato un incontro urgente appunto al sindaco e all'assessora recitando nella richiesta di incontro appunto che nell'anno educativo risultava che l'amministrazione non garantisse più sostegno ai bambini disabili e che risultasse appunto che nel corso d'anno qualche bambino frequentante il nido si fosse dovuto ritirare, l'amministrazione avrebbe avuto intenzione di non procedere allo scorrimento delle graduatorie, per cui l'interrogazione verteva a conoscere lo stato dei fatti del sostegno dei bimbi, per i bimbi disabili nei nidi comunali e l'avvio, la possibilità o meno di, come da prassi, di scorrere le graduatorie qualora si liberasse un posto al nido, come di solito avviene. Do la parola all'assessore Tito Ferranti, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, in merito a quanto richiesto, si comunica che l'amministrazione comunale ha proceduto nei tempi e nelle modalità consentite al conferimento degli incarichi necessari al sostegno educativo dei bambini disabili negli asili nido. Il fabbisogno di incarichi è stato stabilito in base alle segnalazioni dei servizi educativi e per l'infanzia, nello specifico corrispondente a 4 figure educative. La suddetta procedura di conferimento di incarichi è stata avviata nel rispetto dei limiti oggettivi imposti dalla legge. Per quanto riguarda la lista d'attesa, si precisa che a fronte di un ritiro di un bambino dal nido, si procederà allo scorrimento della graduatoria con la chiamata di invito a iscriversi alle famiglie. Prego, consigliere. Grazie Presidente, grazie Assessore per la risposta. Bene rispetto al fatto che si proceda con lo scorrimento da graduatoria, perché ovviamente in caso contrario si dovrebbe procedere alla revisione del regolamento dei servizi educativi da parte del Consiglio Comunale. Bene, abbiamo esaurito le interrogazioni. Passiamo alla delibera di Consiglio al punto 16. Ratifica delibera di Giunta Comunale 291 avente oggetto seconda variazione d'urgenza al bilancio di previsione e relativi allegati. Do la parola al consigliere di Commissione Bonomelli. Prego. Grazie Presidente. In Commissione abbiamo affrontato questa proposta di delibera in quanto si rende necessario, ai sensi del decreto legislativo del 18-2000, numero 267, che non è nient'altro che il TUEL, testo unico enti locali, che stabilisce i principi e le disposizioni degli enti locali, dove l'articolo 42.4, che è l'attribuzione dei consigli, viene stabilito che le deliberazioni in via di urgenza non possono essere adottate, in via d'urgenza, tra altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta e da sottoporre a ratifica nel Consiglio nei 60 giorni successivo a pena di decadenza. Pertanto in questa seduta consiliare andremo a proporre la ratifica di questa delibera di Giunta del 10-10-2017 e quindi entro i termini stabiliti dalla legge. Nella fattispecie si tratta di un importo di 25.000 euro relativi a due bandi regionali, contributo regionale per dotazione di polizia locale e protezione civile. Somme utilizzate per le nuove dotazioni per l'acquisto dei metal detector portatili e di telelaser, i cosiddetti Trucan, per il rilevamento delle targhe delle auto con la verifica immediata della regolarità sull'assicurazione e sulla revisione periodica. Grazie.
Grazie consigliere, do la parola all'assessore Pini. Buonasera a tutti. A norma di legge provvediamo entro 60 giorni a sottoporre la ratifica da parte del Consiglio la delibera d'urgenza del 10 ottobre che deliberava uno stanziamento sia in entrata che in uscita di 25.000 euro. Detto stanziamento è stato effettuato approfittando di due bandi regionali sulla protezione civile e sulla polizia locale, ovvero sulla sicurezza. Di fatto sono state adottate nuove dotazioni di metal detector portatili e l'apparecchiatura Trucan per il rilevamento delle targhe e delle verifiche su regolarità per le verifiche di regolarità su assicurazione e revisione. Nulla da aggiungere. Molto banale. Finito. Apro la discussione. Se ci sono interventi, prego di prenotarvi. Allora si procede alla votazione e alla dichiarazione di voto. Dov'è l'elenco? Ce l'ha lei? Scusi. Lista popolare per Sesto, piano Alessandro, prego. Grazie Presidente, astenuti. Insieme con Monica Chetò, Di Pietro Stefania, prego. È la dichiarazione di voto, consigliere. Scusi, no, è il freddo. No, favorevole. Cittadini di Sesto, Aiosa Alessandra. Grazie Presidente, favorevole. Movimento 5 Stelle, Vincenzo Di Cristo. Ci asseniamo. Lista di Stefano Sindaco, Attanasio Tullio. Sì, grazie Presidente, favorevole. Lista Caponi Sindaco, Pogliaghi Federico. Grazie Presidente, favorevole. Lega Nord, consigliere Pasquinelli. Grazie Presidente. La delibera urgente di giunta numero 291 del 10-10-2017 riguarda una variazione del bilancio di previsione 2017-2019, pari a una cifra di 25.000 euro, sia in entrata che in uscita, quindi a saldo zero. L'importo di 25.000 euro deriva dall'assegnazione di due bandi promossi dalla Regione Lombardia e che la nostra amministrazione ha saputo tempestivamente cogliere. Nella fattispecie si tratta di contributi inerenti agli aspetti di ordine pubblico e sicurezza, più precisamente da utilizzare per dotazioni di polizia locale e protezione civile. In relazione alle delibere di giunta urgenti, l'articolo 42,4 del decreto legge numero 267/2000 impone che entro 60 giorni dalla data di deliberazione esse vengano ratificate da parte del Consiglio Comunale, previa decadenza delle stesse. Il contributo di 25.000 euro verrà utilizzato per l'acquisto di un'attrezzatura in grado di identificare tramite la lettura della targa in tempo reale se il veicolo è assicurato e revisionato, sistema telelaser Trucam. Sono stati inoltre acquistati metal detector portatili, potenziare le dotazioni della nostra polizia locale con strumenti tecnologicamente avanzati è fondamentale per migliorare il livello di sicurezza della nostra città. Come movimento politico esprimiamo particolare soddisfazione e apprezzamento per come si muove questa amministrazione nell'ambito della sicurezza e controllo del territorio. Il potenziamento dei sistemi di sicurezza e di sorveglianza è una delle promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale e questa amministrazione sta portando avanti in modo egregio e determinato.
Il controllo del territorio e il rispetto delle regole è un problema che non ha appartenenza politica e riguarda tutti. Non vogliamo certamente uno Stato di polizia. Pretendiamo però l'applicazione delle leggi esistenti e il rispetto delle stesse da parte di tutti, senza distinzione di razza, cultura e quant'altro. I dati inerenti all'attività della nostra polizia locale, comunicati dal comandante Curcio in occasione della parata del corpo di polizia di domenica 26 novembre, danno la misura di come questa città sta cambiando in termini di sicurezza. Tra i tanti dati forniti dal comandante ne elenco solo alcuni. Più di 150 allontanamenti dal territorio, DASPO in applicazione della legge Minniti, eliminazione del commercio abusivo nei sottopassi del metrò, dei mercati settimanali e più in generale sulla città, per un totale di, ad oggi, di circa 2 quintali di merce sequestrata. Controllo tappeto di autoveicoli e persone che hanno in alcuni casi portato all'arresto di ricercati. Un grosso impegno da parte della nostra polizia locale, finalizzato a rendere la città più sicura e vivibile da tutti i punti di vista. Per tutto quello che stanno facendo meritano un grazie da parte di tutti noi. Detto questo, il gruppo Lega Nord vota a favore della delibera. Grazie. Grazie. Consigliere Forza Italia, Borgonovo Paola. Consigliere Pasquinelli, per cortesia, chiuda il microfono. Grazie Presidente, favorevoli. Partito Democratico, Perego Roberta. Astenuti. Sesto nel cuore, consigliere Valsecchi. Grazie signor Presidente, il voto di Sesto nel cuore favorevole. Grazie a voi. Terminata la dichiarazione, apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 24, favorevoli 17, astenuti 7. Contrari 0, il Consiglio approva. Procediamo all'immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 24, favorevoli 22, contrari nessuno, astenuti 2. Il Consiglio approva. Passiamo al punto 17, variazione al bilancio di previsione 2017-2019 e relativi allegati. Do la parola al Sindaco. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti quanti. Io chiedo il ritiro questa delibera per rispetto nei confronti dei dipendenti che il 30 dovranno votare quella che è l'offerta da parte che è stata concordata in tavolo sindacale da parte di questa amministrazione. Pertanto provvederemo il 30 a convocare a seguito della votazione dell'assemblea dei dipendenti
sulla proposta del fondo. Mi sembra corretto, nel rispetto del lavoro che è stato fatto in sede di tavolo di trattativa da parte dell'amministrazione comunale nei confronti dei sindacati e dei dipendenti stessi. Quindi convocheremo il 30 stesso un consiglio comunale, successivamente la decisione da parte dei dipendenti di accettare o meno quella che è l'offerta del fondo sul premio del 2017 da parte di questa amministrazione. Grazie. Grazie a lei, signor Sindaco. Passiamo la delibera allora al punto 18, approvazione, Presidente, nuovo regolamento. Presidente, merito all'ordine dei lavori. Prego. Oh, scusate. Prego, scusi. No, in merito alla proposta del Sindaco rispetto al ritiro, appunto, no, non alla proposta, alla comunicazione che ci fa il sindaco del ritiro della delibera all'ordine del giorno nel punto 17, la delibera 17. Ben contenti che si scelga la via ovviamente del rispetto dei lavoratori dell'ente. Viene da dire che la massima via di rispetto per i lavoratori dell'ente è lasciare a bilancio quanto è stato previsto dall'amministrazione in termini di fondo di produttività e procedere a una variazione che questo capitolo non lo tocca. Grazie consigliera, passiamo. Sì, anche sempre sull'ordine dei lavori, posso? Prego. Sì, rispetto a questa comunicazione, mi affaccio a quello che ha detto la consigliera Pergo. Tengo a precisare che abbiamo fatto una commissione lunedì su questo punto. Era emerso già lunedì che i lavoratori avrebbero avuto l'assemblea il 30, quindi diciamo che forse era una decisione che si poteva assumere anche prima, quindi senza convocare un consiglio e poi riconvocare un secondo consiglio, tra l'altro il 30, quando c'era già una doppia convocazione per domani sera. Abbiamo fatto una riunione di capigruppo poco fa e questa cosa non ci è stata assolutamente riferita, si parlava solo di eventualmente spostare il consiglio perché faceva freddo. Quindi, come dire, credo che sia anche poco rispettoso, nel senso che facciamo una riunione, sì, sindaco, mi spiace, però voglio dire, facciamo una riunione di capigruppo per decidere se fare o meno il consiglio, questa comunicazione ci viene sempre poi calata dopo quando siamo in aula consigliare. Va bene, c'è il pubblico, rispettiamo ovviamente i lavoratori, però rispettiamo anche noi consiglieri. Consigliere Di Pietro, quanto le ho detto nella riunione di capogruppo glielo confermo. La mia personale preoccupazione era solo rivolta nell'ambito del Consiglio Comunale e della situazione che vi ho detto in riunione. Non c'erano altre situazioni. Questo ci tengo a segnalarlo. Sì, Presidente, mi scusi. Va bene, però la commissione l'abbiamo fatta questa settimana, mercoledì, e voglio dire, si poteva discutere anche quello. Allora, si sapeva che, ripeto, l'assemblea sindacale si sarebbe tenuta il 30, quindi forse, diciamo, forse una discussione, una decisione di questo tipo si poteva prendere anche prima. Va bene. Passiamo al punto 18. Ci sono altri commenti? Prego. Sì, no, solo buonasera, grazie Presidente. Solo per far notare un paio di cose. Una è questa cosa per cui ogni volta che ci si rivolge all'amministrazione comunale e si parla con qualcuno, si scopre che non sa un pezzo delle cose, no? E per cui tutte le volte c'è questo, come dire, teatrino del "ma io non sapevo, vi ho, come dire, detto semplicemente che avrei rinviato il consiglio comunale perché faceva freddo" e nel frattempo invece, come dire, subito dopo ci viene fatta una comunicazione diversa. Siccome io non posso che credere al Presidente, mi viene da dire che evidentemente le linee di comunicazione interna alla maggioranza non esistono, perché, come dire, se dopo mezz'ora invece si prende un'altra decisione, capite che il sospetto viene facile. Poi, per carità, ribadisco, non potendo che non credere al Presidente, mi viene da dire che ancora una volta siamo in presenza di un'amministrazione comunale
che non comunica, in cui diversi assessori di diversi livelli non comunicano, perché qualsiasi cosa si tocchi c'è qualcuno che dice: ah, ma io non ero informato, è una partita di un altro. E questo, come dire, dimostra o poca collegialità o, come dire, un gioco a scaricare barile. La seconda cosa è che io personalmente in commissione consiliare ho fatto notare che, come dire, quella voce non poteva essere stanziata, messa in quel modo, perché non era stata ancora chiusa la trattativa, e mi è stato riferito, ma questo è quello che noi abbiamo deciso. Evidentemente poi nel frattempo si è cambiata idea, però ancora una volta mi viene da far notare che l'amministrazione comunale ha una idea di, come dire, consultazione dei lavoratori e di confronto con i lavoratori, ma anche con chi agisce nella città, piuttosto, come dire, grossolana, per cui prima mi butto in avanti e poi devo tornare indietro. E mi sembra che di esempi in questi giorni ne abbiamo visti diversi e parecchi. Quindi, ecco, da luglio in avanti ne abbiamo visti una serie, piccoli e grandi, e questa vicenda degli sfratti delle associazioni culturali di Sesto, una serie di cose che tutte le volte faccio un passo avanti e ne faccio tre passi indietro. Non è, come dire, un segno di grande capacità amministrativa. Quest'ultimo è grossolano, anche perché era stato segnalato, cioè in ballo una... quest'idea per cui mi butto avanti, butto il cuore oltre l'ostacolo, poi chi se ne frega di quello che pensano i lavoratori, così se la bevono. Poi non va così, nel mondo reale non va così, e quindi si devono fare dei passi indietro. Ecco, in più con, come dire, questa cosa della doppia convocazione del Consiglio, della convocazione per il 30 del Consiglio, faccio una cosa che non ho mai... Come dire, faccio la parte di quelli che del consigliere di opposizione dello scorso mandato. Anche la convocazione di un consiglio sono soldi, sono spese. Poi io credo che la politica abbia, come dire, tutto il diritto di costare anche alle comunità, perché difendo, come dire, questa idea. Però siamo avanti e indietro e siamo a un consiglio in più, siamo a, come dire, anche costi. Credo che questo non faccia bene a tutti quanti, oltre al fatto che non fa bene all'immagine dell'amministrazione comunale l'idea di mettere un capitolo senza aver ancora chiuso una trattativa, senza, cioè, proprio, ecco, che se non ci fosse stata poi una diffida dei lavoratori. Questo, come altre cose, come dire, come tante altre cose che avvengono, per cui per esempio la riorganizzazione non è passata, credo, per un confronto sindacale, non passa mai per una discussione aperta, e ancora una volta ci tocca, come dire, sottolineare, come dire, un atteggiamento poco rispettoso dei lavoratori, ma, come dire, appunto, di tutte le persone con cui ci si deve confrontare quando si governa una città. Grazie. Grazie, consigliere Rivolta. Andiamo alla delibera al punto 18, se non ci sono altri interventi. Approvazione nuovo regolamento di contabilità. Do la parola al relatore di commissione, consigliere Bonomelli. Grazie, signor Presidente. Si tratta di approvare il nuovo regolamento di contabilità armonizzata per parificarlo alle modifiche statuite dal decreto legislativo 23 giugno 2011 numero 118, integrate e aggiornate alla disciplina dell'armonizzazione contabile e modificate alla disciplina della parte seconda del TUE, al fine di renderla coerente all'ordinamento, adeguandola ai principi contabili e disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Sono previste, tra l'altro, variazioni del PEG, Piano Esecutivo di Gestione, consistenti in storni di fondi compensativi fra capitali di entrate della stessa categoria e fra capitali di spesa dello stesso aggregato, macroaggregato. Con questo decreto si riordina la struttura del regolamento, recependo nuovi strumenti come il DUP, di cui fa riferimento l'articolo 8 di tale regolamento, e le determinazioni per le variazioni di bilancio. In precedenza era di competenza del Consiglio
con possibilità di adottare le delibere in via d'urgenza da parte della Giunta. La nuova normativa per alcune fattispecie prevede che possano essere adottate anche dai dirigenti, vedesi articolo 20 e 21 del regolamento. Con l'approvazione di questa delibera viene quindi abrogato e sostituito il precedente regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione 62 del 20 dicembre 2010 e le parti degli altri regolamenti e provvedimenti non compatibili con lo stesso. Grazie. Grazie a lei, consigliere Bonomelli. Do la parola all'assessore Pini. Al fine di armonizzare la contabilità degli enti locali, dal 2011 a oggi si sono susseguiti interventi legislativi volti a traghettare i sistemi di contabilità allora vigenti, per uniformarli a quelli utilizzati dall'Unione Europea. A seguito delle modifiche legislative si è reso necessario modificare tale regolamento di contabilità per adeguarlo alle modifiche intervenute dal decreto numero 118 del 2011 ad oggi, comprendendo tutte le ulteriori modifiche date dai decreti attuativi intervenuti negli anni. Le principali modifiche quindi si riferiscono al recepimento dei nuovi principi contabili emanati a seguito del processo di armonizzazione in corso. Sono previste variazioni del PEG, piano esecutivo di gestione, consistenti in storni di fondi compensativi fra capitoli in entrata e la stessa, della stessa categoria e fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato. Si provvede dunque nel complesso a riordinare la struttura del regolamento recependo nuovi strumenti come DUP, vedi articolo 8, e le determinazioni per le variazioni di bilancio. Va specificato che prima era di competenza del Consiglio con possibilità di adottare le variazioni da parte della Giunta in via d'urgenza, mentre oggi la nuova norma dà la possibilità ad alcune fattispecie di farle adottare anche dei dirigenti, vedi articolo 20 e 22 del regolamento. Grazie assessore. Apro la discussione. Consigliere Piano, prego. Grazie presidente. Io poi ho presentato tre emendamenti che illustrerò in base alle norme regolamentari. Allora, parto dalla discussione che abbiamo avuto in commissione, che è stata una discussione molto, molto stringata, perché ci è stata presentata come una delibera tecnica, ma allo stesso tempo priva di discrezionalità politica, ma allo stesso tempo l'assessore Pini ci ha parlato di un grande sforzo di semplificazione che ha compiuto l'amministrazione attraverso la redazione di questo regolamento e quindi di questa nuova visione, insomma, della gestione della contabilità degli enti locali. Nuova visione che, come abbiamo appreso, si è tradotto in un recepimento normativo, dico bene assessore, in un recepimento normativo che attualizza il regolamento con quello sforzo appunto di snellirlo. Poi vedremo perché togliamo qualche competenza al Consiglio Comunale. Questo sforzo, che immagino sia stato il frutto di un ampio confronto di giunta, perché il regolamento è un elaborato molto corposo, si è riassunto però nella copiatura del regolamento dell'ANCI. No, ma non è un male, sto dicendo, no? Siccome c'è stata tutta questa, diciamo, come dire, no? Apertura, un nuovo corso, e poi io che sono abituato a studiarmi gli atti, a valutare le buone pratiche, lo prendo e non avete nemmeno cambiato il carattere della copertina. E allora io confido nella bontà della Fondazione IFEL e dell'ANCI che ha redatto questa bozza per tutti noi, la ringrazio a nome vostro, a nome degli uffici, però il diavolo sta nei dettagli. Perché? Perché da un lato l'assessore Pini o non sa, oppure dice una bugia, dice noi per il resto non abbiamo toccato nulla. In realtà vediamo come intanto si disegna una figura che già
anticipa quella che è l'organizzazione. Non mi riferisco all'ufficio impersonale del segretario, perché si concentra sul segretario generale tutta la funzione finanziaria di controllo, di gestione e di pianificazione. Questo è un dato politico e bisogna avere il coraggio di dirlo, perché è un vestito fatto su misura, e non mi riferisco certamente al dottor Gianmarrusti, ma per quel ruolo. E allora, se io immagino che dobbiamo discutere delle tre macro aree, allora posso ipotizzare che qui c'è un'anticipazione di chi dovrà interpretare quel ruolo. Lo dico poi perché, diciamo, a quello che sarà il responsabile della programmazione strategica e della pianificazione, viene data anche la facoltà di sindacare gli emendamenti presentati dai consiglieri comunali sul documento unico di programmazione, perché emette anche una valutazione di natura tecnica rispetto all'indirizzo strategico. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma come si può immaginare che questa sia una delibera di mero recepimento tecnico? Questa è una delibera chiaramente politica. Una volta si facevano le leggi ad personam, adesso non voglio dire che questo è un regolamento ad personam, però è molto incentrato su quella che sarà la nuova riorganizzazione e in parte, come ho detto, poi chiedo conferma all'assessore Pini, l'anticipa. Quindi non avremo più il direttore finanziario che farà, diciamo che avrà un ruolo proprio anche strategico di controllo contabile, ma avremo un'altra figura che probabilmente andrà a coprire tutta l'area, snaturando così però la figura del segretario generale, quale organo, diciamo così, come siamo abituati a conoscerlo sotto il profilo normativo. Diventa, con questo regolamento di contabilità, un'altra cosa. Questo è bene che si sappia, perché è assolutamente decisivo per capire poi quali sono i livelli di interlocuzione, perché diventa quasi una figura di carattere politico. Ora, poi io ho presentato degli emendamenti su cui, come dicevo, mi riservo di intervenire, perché anche rispetto al documento unico di programmazione si conculcano un po' i diritti dei consiglieri comunali. Vedrete che nella nota di aggiornamento, ad esempio, non c'è data la possibilità più di emendare. Abbiamo un contingentamento degli emendamenti. Insomma, in quella che era lo schema tipico della delibera che avete recepito, avete barrato delle caselline, avete inserito delle condizioni che hanno mutato completamente l'organizzazione dell'ente. Quindi questa è una cosa fondamentale. Ora, io devo dire che sull'impianto complessivo, francamente, non ho nulla da sindacare in negativo. Ho qualche piccola modifica che poi suggerirò, perché anche quale presidente della commissione di controllo credo che nell'ambito della programmazione strategica forse il consiglio comunale può svolgere un ruolo, ma di questo ne parleremo dopo. L'impianto è un impianto piuttosto sterile. Mi sarei aspettato da parte dell'amministrazione che non si liquidasse in commissione questo documento come un atto dovuto, ma che si avesse quantomeno il coraggio di dire: noi abbiamo deciso che la figura del segretario generale, quale che sia, sarà il direttore strategico di quel settore. Assessore Pini, guardi, è scritto qua, glielo leggo. La responsabilità del procedimento, stiamo parlando del documento unico di programmazione, compete al segretario generale che cura il coordinamento dell'attività di predisposizione del documento unico di programmazione e provvede alla sua finale stesura, supportato
supportato dal settore organizzazione e pianificazione. Questo l'avete inserito voi. No, questa non è legge, questo lo avete inserito voi, perché se prendete lo schema tipico, c'è scritto, guardate, io sono andato a prendere gli atti dell'ANCI, c'è scritto barrate le caselline, scegliete, e voi avete scelto una cosa diversa. Allora, dico una cosa, come ho fatto la profezia prima al Presidente, dico, guardi, Presidente, che arriviamo in aula e vedrà che non voteremo la variazione del bilancio, se lo ricorda, Presidente, gliel'ho detto, no? La prossima volta lei mi ha detto, io non lo so, mi telefoni, magari glielo dico la prossima volta, così. La stessa cosa vale per qua. Facciamo una profezia, diciamo, sulla futura organizzazione? Vogliamo dire che questo potrebbe essere un pezzo di quello che ci presenterete domani? Io in questo documento leggo questa impostazione, mi sarei aspettato dall'assessore Pini, quantomeno, che avesse la forza, il coraggio di dire che si concentra su una figura strategica, importante, non ne faccio una questione personale, un ruolo di carattere politico. Poi veniamo al parere tecnico, perché il parere tecnico, io mi trovo a presentare un emendamento al documento unico di programmazione e, per quanto riguarda la parte contabile, devo avere il parere dell'organo di revisione. Per quanto riguarda la parte politica, no? Devo avere il parere tecnico sulla compatibilità strategica. Io questa cosa vorrei discuterla in Consiglio Comunale. Su questo vi prego di prestare molta attenzione e magari di valutare attentamente anche gli emendamenti che sono stati portati alla vostra attenzione, sia da parte del mio gruppo, ma leggo anche, se non ho approfondito, da parte del gruppo del PD, che credo riporti al centro il ruolo del responsabile del servizio economico finanziario. Grazie. Grazie a lei, consigliere. Se non ci sono altri interventi, faccio presente che alla delibera sono stati inseriti 6 emendamenti. Do la parola alla consigliera Pagani. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, come Partito Democratico presento il primo degli emendamenti presentati al regolamento di contabilità armonizzata. Ovviamente, come dire, fa riferimento a buona parte delle cose che sono state, come dire, discusse e anticipate anche dal consigliere Piano. Quindi mi limito semplicemente a leggere quello che è scritto. Emendamento numero 1 al regolamento di contabilità armonizzata, all'articolo 3, il responsabile del servizio economico finanziario, cassare il primo capoverso, aperte virgolette, il servizio economico finanziario e tributario è individuato nell'alta specializzazione incaricata del settore di cui al primo paragrafo dell'articolo 2, chiuse virgolette. La breve illustrativa sotto specifica quello che è stato dettagliato in maniera ampia, corretta e assolutamente condivisibile fino ad ora dal consigliere Piano. L'emendamento è volto a non cristallizzare appunto la figura del responsabile del servizio economico finanziario e tributario nell'assetto attuale, ma a riferirlo di volta in volta al provvedimento organizzativo dell'ente così come in vigore. L'emendamento ovviamente non è scontato, ma giusto aggiungerlo, non comporta costi aggiuntivi. Grazie consigliere, passo alla dichiarazione in voto per l'emendamento. Se ci sono prenotazioni. Apro la votazione. Non compare, Vincelli, o schiacciate bene o non vi arrabbiate, state tutti calmini. Prego.
Buonasera Presidente, buonasera colleghi. Allora, per quanto riguarda questo documento, allora io ho visto velocemente questi emendamenti, avrei preferito chiaramente riceverli prima, perché questi emendamenti, tutto sommato, no, visto che era stato chiesto di aprire la discussione in commissione su questo argomento, e quindi questo argomento vi era stato già dato effettivamente già giorni prima, non se ne è parlato. Poi, come così, effettivamente come dei maghi, spuntano chiaramente in Consiglio Comunale. Allora, io chiederei effettivamente ai collega Piano, Perego, insomma a tutti gli altri colleghi appunto di minoranza, se ci sono chiaramente delle problematiche, di vederle chiaramente in commissione, perché secondo me sul discorso degli emendamenti non vedo effettivamente quello che state vedendo voi. Allora, partiamo dal primo emendamento, articolo 8. Prego. Infatti, parto dal primo emendamento, certo, andiamo a emendamento, certo, anche, diventa anche più semplice e più facile. Perfetto, l'emendamento piano. È quello di... Allora. L'articolo 3. L'articolo 3 è stato presentato. Ci siamo? Sull'articolo 3? Allora, l'articolo 3 pone in rilevanza il responsabile del servizio economico-finanziario. Il responsabile del servizio economico-finanziario è tributario e individuato nell'alta specializzazione incaricata nel settore in cui, al primo paragrafo dell'articolo 2, per esigenze funzionali, e in questo caso effettivamente in questo momento il responsabile del servizio economico-finanziario e tributario è il dottor Esposito, può delegare. Quindi il discorso, non capisco effettivamente la parte vostra, quali titubanze ci possono essere che entrano su questo articolo. Cioè, noi non le comprendiamo. L'emendamento è volto a non cristallizzare la figura del responsabile del servizio. Come non cristallizzare, scusi? Lui, effettivamente, è a capo chiaramente di questo ufficio contabile. È l'unico responsabile e può delegare. Non vedo effettivamente da parte vostra quale dubbio finito ci sia proponendo chiaramente questo vostro emendamento. Grazie. Prego, consigliere. Grazie, prego. Presidente. Solo perché credo che sia interesse ovviamente di tutto il Consiglio capire la ratio dell'emendamento che noi proponiamo. Allora, di fatto, cosa proponiamo di togliere? Non, consigliere Vincelli, sto provando a spiegarle la cosa che non ha capito. Allora, noi... Sì, però visto che me l'ha fatta lei la domanda, magari credo sia interessato a sentire la risposta. Allora, per favore, cerchiamo di mantenere un rapporto educato uno con l'altro. Facciamo parlare l'assessore e la consigliera Perego, per cortesia. Meno adesso. Allora, la questione, noi non stiamo proponendo di togliere la possibilità che il responsabile del servizio economico finanziario deleghi di caso in caso a qualcun altro. Noi stiamo proponendo di togliere quella specifica che c'è sopra e che dice il responsabile del settore del servizio economico finanziario, perché è dato per certo che c'è un responsabile del servizio economico finanziario, quello è evidente. Noi proponiamo di togliere la specifica che viene inserita adesso, che dice che il responsabile del servizio economico finanziario è l'alta specializzazione. Perché? Perché fino a due mesi fa il responsabile era un dirigente di settore, adesso è un'alta specializzazione. Visto che questa è comunque può variare di volta in volta, stiamo su un generico responsabile del settore economico finanziario, perché dobbiamo andare a cristallizzare dicendo che ci sarà sempre solo un'alta specializzazione e non ci sarà magari un dirigente, magari rimarrà sempre così. Stiamo cercando di rendere un regolamento il più elastico possibile per evitare poi che un domani
uno cambia l'organizzazione di nuovo, si deve ripassare in consiglio. È funzionale a rendere un atto più elastico, non cambia nulla nella sostanza, perché rimane con una dicitura più ampia che include sia l'alta specializzazione oggi, sia un domani ancora l'alta specializzazione o un domani il dirigente. Non cambia sostanzialmente nulla, è più inclusiva come definizione e meno invece esclusiva. Bene, signor Sindaco, prego. Se non ci sono altre prenotazioni, metto in votazione. L'ho detto prima. Mettiamo in votazione l'emendamento numero 1 presentato dal Partito Democratico. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 24, favorevoli 8, contrari 15, astenuti 1. Il consiglio l'emendamento non è approvato. Passiamo al secondo. Passiamo all'emendamento numero 2 presentato dal Partito Democratico. Do la parola al consigliere Perego. Grazie Presidente. Allora, nell'articolo 8,8, rispetto al documento unico di programmazione, noi proponiamo di eliminare quel capoverso in cui si dice: ai fini della loro eventuale approvazione, gli emendamenti devono essere corredati dal parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi con il quadro normativo vigente. Ora, di fatto, e poi proponiamo invece di aggiungere al secondo capoverso, dopo la parola emendamento, aggiungere approvato. Perché proponiamo questa cosa? Perché riteniamo che di fatto ci debba essere garantita alle minoranze in consiglio comunale, e uso il plurale perché di volta in volta, cioè, possono essere ovviamente diverse, o a chiunque voglia presentare un emendamento, la possibilità di presentarla al di là che ci sia un parere che dice questo emendamento è conforme all'obiettivo strategico della Giunta, perché di fatto se propongo magari come minoranza un emendamento, qualche difformità rispetto agli obiettivi strategici della Giunta ce li ha. Viene discusso in Consiglio Comunale, verrà cassato o approvato in Consiglio Comunale, è un evitare un blocco, diciamo, preventivo della discussione su un argomento. Una volta che sarà, se verrà bocciato, verrà bocciato. Se verrà approvato, a quel punto dovrà ovviamente avere il parere di conformità con il quadro normativo. Anche questo regolamento non comporta costi aggiuntivi. Stiamo chiedendo in realtà una garanzia, una tutela dell'esercizio democratico, per cui una minoranza può presentare un emendamento che magari rispetto all'obiettivo strategico di una giunta dice qualcos'altro. Poi si casserà in consiglio comunale, nulla toglie l'esercizio del consiglio, però dire a priori se l'emendamento non è conforme all'obiettivo strategico della maggioranza non può nemmeno essere presentato, francamente qualche problema di democrazia lo pone. Consigliere Piano, prego. Grazie Presidente. Sì, io devo dire che concordo con quanto ha dichiarato la,
la consigliera Perego, anche se so che questo è stato oggetto di discussione proprio in sede di ANCI, perché poi quando è stato partorito questa proposta di regolamento le opzioni erano differenti. È necessario un parere di regolarità tecnica, è evidente, ed è necessario un parere di regolarità contabile. Quindi qui il parere di regolarità contabile viene rimesso all'ufficio competente, il parere di regolarità tecnica viene rimesso invece nelle mani del segretario generale, in questa sua nuova veste che io definisco di plenipotenziario, che deve anche, come dire, valutare la compatibilità con gli indirizzi strategici. So che alcune amministrazioni rispetto a questo punto hanno anche un po' forzato la mano e hanno derogato a questo, che è un vincolo, evidentemente, che è un vincolo. Questo io lo riconosco come essere un vincolo, però poi ci può essere anche l'atto politico per cui questa roba la modifichiamo in modo da dare la libertà di espressione al Consiglio Comunale, anche perché di fatto questo è un commissariamento anche per l'amministrazione, per la Giunta stessa, perché poi il segretario generale nel nostro caso, ma in altri potrebbe essere il direttore finanziario, agisce in autonomia e quindi valuta dal punto di vista politico la compatibilità con l'indirizzo strategico, perché non mi si può dire che l'indirizzo strategico richiede un parere tecnico, anche perché poi vedremo come il documento unico di programmazione può mutare nel tempo. Certo è che in questo caso l'amministrazione ha aderito a quella che è, diciamo, l'impostazione normativamente prevista. Io personalmente aderirò a questa proposta, della consigliera Perego. Io sono intervenuto su. Oh, è scaduto il tempo. Ah, chiedo scusa, no, perché. Ah, ok. No, io aderirò alla proposta del gruppo del Partito Democratico, ma anche per dare un segnale politico che evidentemente su questo probabilmente si poteva lavorare meglio, non in questa sede, ma nelle sedi nazionali. Grazie consigliere Piano, do la parola al consigliere Recupero. Sì, buonasera a tutti. Niente, una specifica completa in questo senso. Questi emendamenti dovevano essere comunque discussi in commissione preventivamente, anche per non sminuire la commissione noi stessa, perché noi poi veniamo qua, quando siamo in commissione possiamo discutere tranquillamente. In quella sede potevamo non arrivare al consiglio già con le cose fatte. Grazie. Grazie a lei, consigliere Recupero. Do la parola al consigliere Vincelli. Grazie, Presidente. Allora, anche qui voteremo contro questo emendamento. Il perché è molto semplice. Noi parliamo comunque al punto 8 di una eventualità. Ai fini della loro eventuale approvazione di emendamenti, devono essere corredati dal parere tecnico in merito alla conformità con gli obiettivi strategici ed operativi e alla conformità con il quadro normativo vigente. Sul discorso di aggiungere approvato, anche qui c'è un'eventualità, cioè se ogni emendamento, prima di essere approvato, deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione. Un'altra cosa da tenere presente. Sul discorso degli emendamenti, non è mica detto che noi non possiamo trovare tra minoranza e maggioranza chiaramente un punto di incontro. Invito ancora effettivamente i colleghi di adoperarsi e di avere grande volontà nelle commissioni, perché nelle commissioni noi possiamo comunque realizzare magari dei punti di incontro. Nel Consiglio Comunale, se voi continuate, perché non è la prima volta, continuate chiaramente in questa situazione, noi ne prenderemo chiaramente atto e faremo chiaramente la nostra parte. Però poi non venite a lamentarvi sul discorso chiaramente delle commissioni. No, non è assolutamente un invito. Per favore, io faccio un invito, minaccelo solo sentite da voi. Io faccio un invito, perché questo secondo me è una cosa molto importante da tenere presente, perché nel discorso delle commissioni noi dobbiamo chiaramente parlare. Presidente, io sto parlando. Ci siamo?
Perfetto. Allora io continuo. Va bene, allora sono taciuto dalla minoranza. Grazie. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento 2 presentato dal Partito Democratico. Apro le votazioni. Chiudo la votazione. Presenti 24, favorevoli 8, contrari 16, astenuti nessuno. L'emendamento non è approvato. Passiamo all'emendamento numero 3, presentato sempre dal Partito Democratico. Do la parola alla consigliera Pastorino. Grazie Presidente, buonasera ai presenti. Allora, è un emendamento al regolamento di contabilità armonizzata. All'articolo 11,5, che mi permetto di leggere, entro il termine di cui al precedente comma lo schema di bilancio annuale unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP e alla relazione dell'organo di revisione è presentato all'organo consiliare per l'approvazione entro il termine previsto. Il Consiglio Comunale sarà convocato non prima di giorni 10 dalla data di trasmissione degli atti ai consiglieri comunali corredati dal parere dei revisori. Allora, l'articolo 11, come dicevo, comma 5, lo schema del bilancio di previsione e i relativi allegati, sostituire la parola 10 con la parola 20, chiaramente riferito ai giorni. L'emendamento è volto a consentire, così come ancora in essere, alle minoranze di poter fruire del tempo necessario allo studio, verifica dello schema di bilancio annuale e dell'eventuale acquisizione di documentazione correlata aggiuntiva a garanzia del pieno svolgimento dell'esercizio del mandato ricoperto in tutela delle proprie prerogative. Scusate. L'emendamento non comporta costi aggiuntivi. Grazie. Grazie a lei, consigliera. Se ci sono prenotazioni, dichiarazione. Mettiamo in votazione. Apro la votazione. E sta arrivando. Ripeto, io non vedo prenotazioni. Metto in votazione, apro la votazione. Scusate, allora io c'è
io ho dichiarato più volte di mettersi in prenotazione. Se nessuno lo si mette, io devo procedere alla votazione. Oh, apro la votazione. Chiudo la votazione. Scusi, Presidente, posso? No, Franciosi. Presidente, scusi. L'assessore tra i banchi durante la dichiarazione di voto. Scusi, adesso leggo il risultato della votazione e leggo la parola. Okay. Grazie. Presenti 24, favorevoli 8, contrario 15, astenuto 1, l'emendamento non è approvato. Prego, consigliera. Grazie, Presidente. No, la questione secondo me è puramente formale. Quando c'è una votazione aperta, che è stata aperta anche per diversi minuti, secondo me l'assessore tra i banchi non è proprio corretto che stia lì. Cioè, i consiglieri dovrebbero poter votare in autonomia. Questo è quello che è sempre successo nei 5 anni precedenti. Poi, non lo so, se è una novità di quest'anno, credo che non sia corretto. Grazie. Non durante la votazione, non quando era aperta la votazione. Antonio, dai, fai il bravo. Passiamo agli emendamenti presentati dal consigliere Piano. Prego, consigliere, emendamento 1. Grazie, Presidente. Sono davvero emendamenti di dettaglio. Mi rivolgo anche al consigliere Vincelli. Consigliere Vincelli, le chiedo scusa. Io ho assistito alla discussione in commissione, poi magari a seguito anche delle parole dell'assessore vengono fuori delle riflessioni che portano a presentare gli emendamenti in questa sede. Peraltro oggi un emendamento gliel'ho anche inviato via posta elettronica, lo troverà se apre la casella del comune, proprio perché volevo anche anticiparglielo. In ogni caso gli ho redatti con una tecnica redazionale molto semplice che è comparativa. Sopra vi ho messo la parte, diciamo così, come è stata formulata dalla Giunta, e sotto la modifica, così che si possa essere anche più intuitivo quando siamo qua in aula. Allora, che cosa succede? Che questo emendamento è volto semplicemente ad assicurare la trasmissione in modo certo ai consiglieri comunali del documento unico di programmazione che viene approvato dalla Giunta. Ma perché? È la modifica del punto 4. Lo leggo. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta approva il documento unico di programmazione e lo presenta al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni. Bisogna leggerlo unitamente al punto 7, dove si dice che i consiglieri comunali e la Giunta hanno facoltà di presentare in forma scritta emendamenti al DUP almeno 3 giorni prima. Perché qui vige la regola di stabilire un tempo prima del Consiglio per depositare gli emendamenti. È bene che noi sappiamo quando ci viene trasmesso il DUP e con quale modalità. Anche questo è un tema su cui l'ANCI ha discusso, ha dato più opzioni. Una di queste è la posta elettronica certificata che noi abbiamo, sì, da poter avere il DUP e di poter rispettare quel tempo che poi il regolamento al punto 7 ci impone. È semplicemente un'attenzione nei confronti dei consiglieri comunali, i quali a questo punto avranno la certezza di lavorare, ma anche nei confronti degli uffici, i quali a loro volta avranno la possibilità di dimostrare che ci hanno trasmesso gli atti. Purtroppo, come vedete, il tempo è molto stretto, perché poi noi avremo 3 giorni e in quei 3 giorni devono acquisire il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile. Davvero una piccola cosa.
Grazie consigliere Piano. Prego segretario. Solo per una puntualizzazione. Oggi è già trasmesso in modalità telematica e quindi anche a mezzo posta certificata di cui tutti i consiglieri sono dotati, quindi è soltanto da parte sua un volerlo precisare. Aggiungo però che questo comune, in attuazione della norma inderogabile che stabiliva al 13 di agosto 2016 il termine ultimo per cui non doveva più esserci trasmissione cartacea, il comune si è adeguato, quindi la norma c'è. Quindi il non averlo inserito è perché comunque è già norma, quindi il non inserirlo non vuol dire che non venga fatto, se è norma è norma, quindi volevo soltanto precisare, poi lascio alla politica. Non ci sono altri interventi? Metto in votazione. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 22, favorevoli 17, contrari 5, astenuti 0. L'emendamento 1 della lista popolare per Sesto viene approvato dal Consiglio. Passiamo all'emendamento 2 presentato sempre dalla lista popolare. Do la parola al consigliere Piano. Grazie Presidente, ringrazio i colleghi per l'attenzione. In questo caso noi abbiamo fatto lo sforzo di intervenire all'articolo 9 perché l'articolo 9 disciplina la nota di aggiornamento del documento unico di programmazione che deve essere redatta da parte della Giunta qualora si verifichino dei cambiamenti di contesto esterno che si riverberano sulle condizioni finanziarie. Il testo proposto prevede che la deliberazione che approva il bilancio di previsione eventualmente oggetto di emendamenti dà contestualmente atto che risulta analogamente modificata la nota di aggiornamento al DUP. Qui quello che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello di consentire che siano emendabili anche le note di aggiornamento, no? E che non sia un automatismo approvazione del bilancio e conseguentemente la nota di aggiornamento. La sostituzione come avviene? Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamento e si richiama esattamente la procedura per l'emendabilità del documento unico di programmazione, per cui è una manovra semplicissima che dice all'amministrazione: qualora dovesse aggiornare il DUP, dammi la possibilità comunque di emendarlo con la stessa modalità, quindi quella dei 3 giorni, a questo punto anche con la posta elettronica, comunque non necessaria, ma come puntualizzazione può andare, e dammi la possibilità di esprimere le mie proposte, le mie valutazioni nei 3 giorni antecedenti alla discussione, sì che poi possa essere dato anche un parere di regolarità tecnica e si possa aprire una discussione politica sul documento unico così come modificato. Si tratta di ampliare un po' lo spazio di discussione in consiglio comunale rispetto ai mutamenti che si verificano e di cui la Giunta prende atto e conseguentemente delibera.
Apro la dichiarazione, se non ci sono interventi. Pogliagli, prego. Sì, grazie. Allora, solo un commento rispetto a questo emendamento e alle discussioni fatte questa sera, quindi un po' più in generale, nel senso che mi sembra che stiamo portando in consiglio una serie di cose, come si è detto prima, che potevano essere in buona parte discusse in commissione, facendo riferimento anche al, come dire, al ruolo del segretario che era in commissione negli scorsi giorni e quindi su cui potevamo in maniera un po' più produttiva trovare delle soluzioni. Questo secondo me non è produttivo per tutti, cioè non porta un grossissimo valore aggiunto, soprattutto nel momento in cui si fanno, in questo caso per esempio, si fanno delle note di emendamenti su strumenti sostanzialmente che sono delle linee guida per la giunta e per, per l'amministrazione. Di conseguenza ritengo che non sia propriamente corretto votare a favore di questa cosa. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pogliaghi. Do la parola alla consigliera Perego. Grazie Presidente. Noi saremo favorevoli. Detto questo, mi spiace dover rispondere a quest'ultimo intervento del consigliere Pogliaghi, perché uno, io faccio presente il fatto che quando si sceglie se votare a favore o contro, lo si fa nel merito e non fermandosi al metodo. E poi mi sembra che alcuni emendamenti magari potevano aver bisogno, cioè non lo so, lo do come beneficio del dubbio anche da parte degli altri gruppi consigliari, di quell'ora, di quel giorno in più per discutere e verificare la possibilità di votarlo o meno. Altri, francamente, richiedevano la decisione di un momento, perché scegliere di ritornare ai 20 giorni di trasmissione dei documenti non richiedeva una settimana di tempo, ma richiedeva un po' di buon senso. E soprattutto io faccio notare che c'è una profonda contraddizione in quello che state dicendo, perché ci state dicendo avevamo bisogno di discuterlo una settimana prima in commissione e poi cosa fate? Votate contro un emendamento e di fatto dimezzate i tempi della democrazia. Vi state contraddicendo. Do la parola al consigliere Ghezzi. Sì, grazie Presidente. No, è solo per commentare in merito all'ultimo intervento della consigliera Perego. Quello che si chiede di lavorare in commissione al fine di trovare più facilmente l'incontro che tanto si auspica. Il punto di arrivare con articoli di dettaglio, con cambiamenti di dettaglio, senza avere l'intera comprensione di tutto il pacchetto legislativo, normativo e quindi dove anche una parola può cambiare in maniera consistente quello che è il lavoro che comunque si sta portando avanti, rischia di non essere, cioè non è il metodo giusto, insomma. Questo volevo dire, grazie. Grazie consigliere, do la parola al consigliere Lanzoni. Grazie Presidente, buonasera. A me sembra di vivere in un altro ambiente. Ma voi, ma tutti questi anni dove siete, non vi siete mai accorti di niente? Ma voi che 20 giorni, 10 giorni, ma non vi siete mai accorti di niente? E adesso che ci mettete nelle condizioni di dover discutere determinate modifiche, pensate che allora sì, era giusto di qua, di là, ma vi rendete conto? No, Perego, ma si rende conto della nostra gravità? Ma si vada a risentire tutti gli ultimi anni, va? Le registrazioni, meno male che ci sono. Do la parola al consigliere Di Cristo. Grazie Presidente. Non vorrei accendere gli animi, ma solo sul metodo. Diciamo stasera, io sono d'accordo con il consigliere Ghezzi, con quanto espresso il consigliere Ghezzi. Se la motivazione può essere quella di una più facile comprensione
ci sta bene, ma anche qui devo sottolineare quello che ha detto la consigliera, la collega Perego, cioè qualora gli emendamenti fossero articolati e complessi. Ma quando si tratta di una variazione, noi possiamo, cioè la valutazione non mi sembra che richieda mesi o anni di lavoro, considerati fatti salvi alcuni aspetti. Noi riceviamo documentazione delle commissioni, quindi non è per cattiveria o per fare i trabocchetti, quantomeno per quello che rappresenta il mio gruppo, io rispondo per quello che fa il mio gruppo. Come lei ben sa, riceviamo documentazione di commissione 3 giorni prima, quindi anche noi non è che abbiamo tutto questo tempo per studiare l'argomento, leggerci l'ordine del giorno e l'argomento e preparare l'emendamento e venire in commissione a confrontarci. E questa è la prima cosa. Secondariamente, stasera ho paura che si sancisca e si decida di cassare la parte del regolamento del Consiglio Comunale che preveda la presentazione, la possibilità di presentare emendamenti. Perché di fatto questo sta succedendo. Poi state affermando che siccome vengono, a meno così come sono state presentate prima dal collega Vincelli e poi da qualcun altro della maggioranza, se non vengono presentate in commissione gli emendamenti non passano. Allora io posso capire le motivazioni, ripeto, che ha sottolineato lei, che sono entrato nel merito e quindi posso sposarle, ma non certo per una preclusione, no, perché non le avete presentate in commissione, dovete fare un'opposizione strumentale. E questo ci tengo a dire, perché mi fa paura cassare una parte del regolamento, perché ci inventiamo metodologie nuove, per di più nemmeno questa è concordata. Anche perché, fino a prova contraria, a me fa piacere venire in commissione perché è un momento di approfondimento, ma non dimentichiamoci, come voi tutti sapete, e io in questo ci credo, che è in quest'aula che c'è il confronto. Poi se c'è bisogno di un approfondimento tecnico, nessuno ha mai negato una sospensione di un minuto, due minuti per approfondire la cosa. Non siamo noi per fare una strumentalizzazione. Ripeto, sempre per quello che riguarda il gruppo che rappresento. Una parola al collega Lanzoni. Mi permette, perché poi è d'obbligo, io non volevo intervenire su questo. E su questo devo richiamare anche la collega Iosa, che stasera si è esentata, ma ahimè. E dell'altra sera, collega Iosa, proprio lei, ci aveva detto in commissione basta rapportarci al passato. Erano sue parole l'altra sera. Il suo collega l'ha appena smentita. Il suo collega di maggioranza l'ha appena smentita. Non si venga a dire che siamo noi, o perlomeno la parte di opposizione che continua con questa storia del paragone col passato. Solo per questo io lo dico, come vede anche il tono è molto pacato e molto semplice. Forse qualche problema di comunicazione all'interno della maggioranza evidentemente devo riscontrare che c'è, ma per quello che mi riguarda non mi interessa, ma evidentemente c'è un disallineamento della comunicazione. Grazie Presidente. Grazie a lei Consigliere Di Cristo, do la parola al Consigliere Rivolta. No, sì, buonasera. Per far notare un paio di cose, che come dire, tutti gli emendamenti, appunto erano emendamenti, scusatemi, di una semplicità, li ho capiti io, che normalmente sugli statuti e sui regolamenti faccio veramente di fatica, quindi si poteva chiedere la sospensione. Io poi capisco che a questo punto vi state rendendo conto, come dire, che state votando contro delle cose molto oggettive e molto semplici e che quindi dovete trovare una giustificazione. Molto condivisibili, e quindi la condivisione che è quella del metodo. Nella vita io ho imparato che le discussioni sul metodo mi interessano relativamente, di solito mi interessano le discussioni nel merito, cioè nel merito della questione posta. Restringere da 20 a 10 giorni il tempo di presentazione di comunicazione di documenti è un restringimento degli spazi di democrazia. Allora, consigliere Lanzoni, lei che dice non si vi ricordate. Io mi ricordo perfettamente cosa è avvenuto i 5 anni scorsi. È avvenuta la normale dialettica di un consiglio comunale, normalissima, in cui l'opposizione portava gli emendamenti e gli ordini del giorno all'ultimo momento. Non li abbiamo cassati sempre, direi che statisticamente ne abbiamo votati già di più di quelli che ha votato loro. Venivano portati sempre all'ultimo momento, tutte le volte ci veniva rinfacciato che i documenti non erano arrivati in tempo, che i documenti che l'opposizione aveva bisogno di tempo. Cosa fa questa maggioranza che era opposizione? Come primo passaggio restringe tutti i tempi, tutti, tutti.
Non è difficile da capire, consigliere Pogliaghi. Cioè c'è un restringimento dei tempi e degli spazi di discussione per l'opposizione. È una questione da capire, cioè non è difficile. Dopodiché, ribadisco, all'opposizione o alla maggioranza è consentito portare gli emendamenti fino all'ultimo momento. Non è che si possa tutte le volte dire ah no, non ve lo votiamo perché l'avete portato all'ultimo momento. Perché io ricordo decine di discussioni in cui l'opposizione ha portato gli emendamenti, Sesto nel Cuore ha portato valanghe di emendamenti alle delibere all'ultimo momento e abbiamo discusso nel merito delle cose. O si può dire, come dire, si può dire se ce la facciate sapere prima ne discutevamo, si può dire, ci sta, l'abbiamo fatto anche noi. Poi si entra nel merito, si discute nel merito, anche uno rifiuta la discussione nel merito perché non ha visto l'emendamento prima. Ragazzi, su via, assumetevi la responsabilità, state votando degli restringimenti, degli spazi di democrazia del Consiglio Comunale che mettono in difficoltà più l'opposizione della maggioranza, assumetevi questa responsabilità, non diteci che non l'avete capito, vi facciamo i disegnini perché scusatemi, è banalissimo. Cioè è banalissimo, lo capito, vi ribadisco, io che non sono uomo da statuti e da regolamenti, per definizione sono l'opposto, li ho capiti io, quindi credo che si potessero comprendere e votare. Certo, vuol dire assumersi la responsabilità di votare delle cose diverse dalle indicazioni che vi vengono dalla Giunta. E vi conviene farlo prima o poi, perché sennò continuate a bere, e dopo a un certo punto... Ingoia. Prego, consigliere Rivolta. Suggerisco di farlo prima o poi, di chiedere una sospensione, un confronto tra i capigruppo. Si possono fare tutte queste cose, si sono sempre fatte. Interruzioni del consiglio, i capigruppo si trovavano in una saletta e cercavano una mediazione. Si fanno, stanno alla dialettica democratica di un consiglio. Però assumetevi la responsabilità, state votando una serie. Un regolamento che restringe decisamente tutti gli spazi di democrazia, che riduce i tempi e che riduce la possibilità di accedere agli atti. Grazie, consigliere Rivolta. Do la parola alla consigliere Di Pietro. Grazie Presidente, molto velocemente perché molte cose che sono già state dette quindi non vorrei ripetermi, però quello che mi spiace appunto, però su questo ci tengo a tornare anch'io, sentire dai banchi della maggioranza che il confronto, cioè noi non siamo per il confronto, non è proprio così, perché non si può, come dire, reclamare il confronto quando fa comodo e quando non fa comodo il confronto non c'è, perché vi ricordo che abbiamo fatto anche commissioni dove la parte politica che avrebbe dovuto esserci, vedi assessore o sindaco, per un confronto non è venuta e noi invece dell'opposizione comunque c'eravamo lo stesso. Abbiamo anche discusso non più tardi di qualche giorno fa una commissione mettendo in imbarazzo anche gli uffici perché certe risposte non potevano darli loro e l'assessore competente, sindaco in questo caso, non è venuto. Quindi non siamo noi che il confronto non l'accettiamo. E spiace, proprio perché noi il confronto lo vogliamo, che ci si nasconda dietro una formalità per non entrare nel merito di una discussione. Ora, capisco che molti di voi sono la prima esperienza. L'abbiamo detto anche in commissione, forse non vi è stato spiegato appunto che quando non è chiara una cosa si può chiedere la sospensione del Consiglio. Si può chiedere e si può discutere. Chiaramente il Consiglio si dilunga, però la discussione si può fare. Poi, nello specifico, probabilmente questi emendamenti non richiedevano una discussione così approfondita. Sta di fatto che se avesse voluto partecipare alla discussione e al confronto che voi stasera reclamate, avreste potuto farlo. Non ultimo, il fatto che, come ha già detto il consigliere Di Cristo, per loro ripeto, la documentazione tra cui questo regolamento ci è arrivata qualche giorno prima della commissione. Può starci che in commissione si arrivi non avendolo adeguatamente letto, ci è stato presentato come una delibera tecnica, può essere anche che invece rileggendolo con più attenzione magari con qualche giorno di più sorgono, diciamo, dei dubbi, delle domande che portano a presentare gli emendamenti che col regolamento vigente si possono presentare fino alla sera del Consiglio stesso. Questo giusto per ricordarlo. Noi non vogliamo far tacere nessuno, consigliere Vincelli, era solo perché il regolamento ci consente questa modalità. Dopodiché possiamo discuterne. Grazie. Consigliera, do la parola alla consigliera Iosa.
Grazie Presidente. Vado per punti. Prima di tutto quello che dichiaro in commissione rispondo personalmente come Alessandra Iosa, poi le altre persone che sono sedute qui in maggioranza potrebbero pensarla come me o diversamente. Non siamo un cuor solo, un'anima sola e grazie a Dio abbiamo tantissimi cervelli pensanti che si esprimono molto spesso anche in maniera diversa. Quindi quello che ho detto in commissione lo ribadisco ed è un'esternazione mia della consigliera Iosa Alessandra. Secondo punto, non è che ci si sta nascondendo dietro un dito, ci abbiamo messo quei 10 minuti, visto che voi li avete scritti e li avete presentati, ce ne sono arrivati 6, quindi li abbiamo letti. Credo che quello che voleva dire il consigliere Ghezzi è che se su alcuni punti si riesce a parlare tra di noi anche un pochino prima, fermo restando che rimane tutto il diritto di arrivare in consiglio comunale e di consegnare gli emendamenti anche 2 secondi prima, questo permette in qualche modo di confrontarci e di poter prendere delle decisioni che siano più ponderate. Le decisioni che sono state prese stasera, per quello che riguarda il mio voto, sono ponderate, perché è il fatto di portare un emendamento, indipendentemente che è un pensiero politico, indipendentemente da quello che è poi il valore tecnico, ha il suo valore politico. Quello che si è voluto dire, credo, in questo regolamento è che il DUP è costituito dal pensiero politico e come lo realizzerò. L'idea politica, il progetto politico e sotto c'è la casellina di come io lo realizzerò. Allora, se io domani mattina mi sveglio e decido che voglio piantare 100 alberi di ciliegi in tutta Sesto perché mi piacciono molto di più delle tanto odiate rubinie, dovrò sapere in qualche modo se questi 100 alberi di ciliegi possono avere comunque una copertura economica e quindi dovrò confrontarmi. Altrimenti vengo in consiglio comunale, racconto la storia dei miei alberi di ciliegi, poi vado dal dottor Esposito che mi dirà: cara consigliera, guardi, bellissima l'idea dei ciliegi, ma purtroppo non si può realizzare. Quindi l'intento di questo articolo che era stato messo nel regolamento è semplicemente di stringere i tempi, perché da questa parte, per le persone che sono state in consiglio comunale anche nello scorso mandato, è sempre stato ribadito il concetto che i tempi della politica purtroppo non sono i tempi della città e non sono i tempi della gente. La gente ha bisogno di avere risposte più veloci di quelle che noi siamo sempre stati in grado o meno in grado di dare. Secondo punto. Terzo punto, il fatto che, come è stato detto dal consigliere Rivolta, cioè io non vedo niente di diverso di quello che succedeva prima, cioè quando voi eravate seduti là, c'erano le discussioni, gli assessori si spostavano qua e dicevano ai loro consiglieri le note tecniche o le cose che dovevano riportare in dichiarazione di voto, nell'intervento per chi gli era rimasto ancora il tempo. Quindi in questo, scusi, quindi non è cambiato assolutamente niente, ci si avvicina e si chiede anche per rispetto alle cose che avete portato da farci votare, ci si avvicina e si chiede: scusi, mi dà una specifica su questa cosa? Esattamente come succedeva prima, cioè non è che adesso noi ci siamo inventati l'acqua santa, è la stessa cosa. Non posso votare una cosa, ho la possibilità di andare a chiedere, vado a chiedere, non ci trovo onestamente niente di strano. Le votazioni che sono state fatte credo che siano state fatte su un principio di base: cercare di dare risposte sempre più rapide, perché i tempi della politica e i tempi degli uffici e i tempi di tutte le procedure burocratiche che vanno fatte per aprire il rubinetto dell'acqua purtroppo sono troppo lente e la città ha bisogno di risposte più veloci. Grazie, do la parola alla consigliera Pastorino. Grazie Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le parole della consigliera Iosa e mi sono un po' persa sui ciliegi, sulle caselle, forse l'orario.
Però volevo anche dire che comunque noi consiglieri comunali dobbiamo essere anche messi nelle condizioni di poter studiare la documentazione che arriva. Quindi sull'emendamento che ho presentato io precedentemente, oggettivamente mi sembra che c'erano tutte le condizioni per poterlo approvare. Non è un rallentamento poi di chissà che natura, ma è semplicemente arrivare anche con una preparazione diversa al Consiglio Comunale e alle votazioni. Poi vabbè, la storiella l'ho sentita benissimo, però insomma mi sembra anche un po' presuntuoso arrivare qui e raccontarla in questo modo a delle persone che comunque sono sui banchi del Consiglio Comunale da diverso tempo e insomma l'ho letta in questo modo, un po' una storiella presuntuosa. Grazie mille. Do la parola alla consigliera Franciosi. Grazie Presidente. Allora io riporterei un attimo l'attenzione all'emendamento 2 presentato dalla Lista Popolare per Sesto, perché la nota che ha fatto la consigliera Iosa mi ha abbastanza interessato, il fatto di dire la città ha bisogno, consigliera Iosa, il fatto di dire che la città ha bisogno di risposte veloci, io sono d'accordo con lei, però entrando nel merito dell'emendamento che è in discussione e che spero andremo a votare a breve, si dice anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. Quindi con questo emendamento si chiede di poter emendare la nota di aggiornamento al DUP. In quale senso allunghiamo le risposte alla cittadinanza? Cioè, dov'è il senso? No, e io ho riportato l'attenzione a questo singolo emendamento, perché è in discussione questo emendamento. In che senso portare un emendamento alla discussione del Consiglio Comunale porta ad allungamento del lavoro dei tecnici? Secondo me non ci siamo, cioè proprio né il metodo né il merito. Consigliera Iosa non è d'accordo, mi dispiace, però purtroppo qua si sta tirando fuori un qualcosa che non c'è perché non si vuole dare una spiegazione, non si vuole dire che politicamente non avete intenzione di accettare gli emendamenti proposti dalle altre parti. Allora avreste fatto una più bella figura dicendo: a noi non ci interessano i vostri emendamenti, per cui ve li bocciamo. Ma nel merito di questo emendamento non c'entra niente l'allungamento dei lavori degli uffici e della Giunta. Grazie. Bene, se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione l'emendamento 2 presentato dalla Lista Popolare per Sesto. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 24, favorevoli 8, contrari 15, astenuti 1. L'emendamento 2 presentato dalla Lista Popolare non viene approvato. Passiamo all'emendamento 3, sempre presentato dalla Lista Popolare per Sesto. Do la parola al consigliere Piano. Grazie Presidente. Questo emendamento l'ho trasmesso oggi pomeriggio ai commissari della Commissione di Controllo, di cui sono Presidente, nonché a tutti i capigruppo. In questo caso noi interveniamo sulla ricognizione, sullo stato di attuazione dei programmi, che è una novità diciamo assoluta nel regolamento di contabilità e che porta, credo, la parte politica a rispondere di quelli che sono gli obiettivi strategici che vengono posti al centro della iniziativa amministrativa. Allora, siccome
da questo punto di vista il regolamento proposto dalla Giunta è molto puntuale, perché i singoli responsabili dei servizi devono diciamo trasmettere al responsabile della pianificazione e del controllo anche strategico delle relazioni periodiche, per poi confluire in un rapporto che deve essere approvato prima dalla Giunta e poi essere trasmesso in Consiglio Comunale. L'unico elemento che abbiamo aggiunto, proprio perché in questi giorni si è insediata la Commissione di controllo, che fino ad oggi è stato un organismo bistrattato, credo che forse l'assessore Titta Ferrante possa ricordare la solitudine del presidente della Commissione di controllo, no? Che di fatto è relegata a riunirsi un paio di volte all'anno. Non è poi così vero, perché volendo la potremmo farlo diventare, come era nell'intenzione di tutti i commissari, uno strumento di partecipazione attiva e di monitoraggio politico di quelli che sono gli indirizzi di governo. È proprio qui che nasce la possibilità di valorizzare il ruolo della commissione, e quindi, diciamo, una volta che la Giunta ha fatto il suo percorso politico di approvazione della relazione annuale da parte del responsabile della pianificazione e del controllo, prima di trasmetterla in Consiglio Comunale la fa istruire alla Commissione, diciamo, per la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche, per poi andare in Consiglio. Così evitiamo quel doppio passaggio della relazione a settembre, perché di fatto il regolamento all'articolo 20 bis, se non ricordo male, prevede che di norma questa istruzione si faccia a settembre. Mi devo correggere però, Presidente, le chiedo scusa, ma poi ho fatto diciamo una piccola modifica, perché c'è un refuso rispetto alla data. Cioè, il testo, l'impianto normativo è stato redatto con quella solita logica di cui vi parlavo, ma questo chiaramente ve l'ho anticipato intorno alle 17, prevede un refuso sulla data che è il 30 settembre, in realtà rimane il 30 luglio, perché almeno è tutto allineato, questo lo modifico. E quindi cambia soltanto in questo senso: il dirigente responsabile del controllo strategico, sulla base delle relazioni trasmesse dalla responsabile dei servizi e delle notizie e dati in suo possesso, provvede a predisporre un rapporto annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta o dell'organo esecutivo, come era scritto, e del Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ogni anno, previa istruttoria da parte della Commissione consigliare di controllo dell'attuazione delle linee programmatiche, così come è disciplinato poi dal regolamento. Cerchiamo di immettere in questo percorso partecipativo anche il Consiglio Comunale, sì da favorire i flussi di conoscenza e di confronto. Tutto qui. Grazie, consigliere Piano. Fermo la discussione. Mettiamo in votazione allora. Allora metto in votazione l'emendamento, il punto 3, presentato dalla Lista Popolare per Sesto. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 21, favorevoli 6, contrari 8, astenuti 7. La delibera, l'emendamento non è approvato. Procediamo alla dichiarazione di voto della delibera. Lista Popolare per Sesto, consigliere Piano. Grazie, Presidente. Mi dispiace di questa ultima votazione.
votazione dopo diciamo quello che ci siamo detti in sede di commissione di controllo, mi pareva che fosse cosa buona e giusta valorizzare questo organo, però di fatto prendiamo atto che probabilmente la partecipazione non ha una cittadinanza gradita in questa nuova aula con questa nuova maggioranza. Perdonatemi questa piccola digressione. Allora, sull'impianto regolamentare io dico semplicemente che poi alla fine non era come ha anticipato il segretario in commissione o l'assessore Pini una delibera squisitamente tecnica. Era una delibera fortemente politica quella che abbiamo discusso stasera, tant'è che ci ha impegnato molto tempo. L'impianto del regolamento tutto sommato è condivisibile, salvo quelle sfumature che avrebbero aperto spazi di partecipazione. Devo dire che mi lamento del fatto che l'assessore Pini in commissione l'abbia liquidata proprio come un atto dovuto, un recepimento degli aspetti normativi, e non abbia invece messo in chiaro quella che era la volontà dell'amministrazione, cioè di centralizzare rispetto a una figura, e ripeto, mi riferisco all'organo impersonale del segretario generale, diciamo la pianificazione strategica e il controllo finanziario dell'ente, che secondo me anticipa, come dicevo prima, un po' la riorganizzazione. Questo è un dato politico, ma tutta la legittimità di farlo. Però da parte nostra magari avere la possibilità di conoscere esattamente quali sono le volontà dell'amministrazione sarebbe stata cosa gradita. Quindi rispetto al regolamento prendo atto che alla fine mi avete approvato una notifica via PEC della documentazione, i tempi rimangono quelli che sono, la commissione di controllo per il momento, nonostante il proposito dei commissari, l'assessore Titta Ferrante, rimarrà la Cenerentola di questo consiglio comunale, e mi pare di capire, non ho ancora capito, quale sarà la commissione a questo punto che dovrà istruire quella delibera, no? Perché una volta che quella relazione deve arrivare in consiglio comunale, da qualche parte dovrà andare, e nel regolamento questo non è normale. Non è normato questo aspetto nel regolamento, per cui certamente non sarà la nostra commissione, perché mi pare di aver registrato questo tipo di volontà politica, forse se ne occuperà la commissione bilancio più propriamente, poi ce lo faranno sapere, così come diciamo vi sono anche delle lacune rispetto al monitoraggio delle società a partecipazione pubblica, di cui non si dà atto nell'ambito di questo impianto e che ben avrebbero potuto trovare accoglimento. Ora io, siccome rispetto alla piattaforma della semplificazione mi trovo sostanzialmente d'accordo, lascio a voi la scelta politica che probabilmente peserà un po' di più sulle tasche dei cittadini rispetto al modello di riorganizzazione della dirigenza che ad esempio noi come Lista Popolare per Sesto abbiamo proposto in campagna elettorale, perché riteniamo che poi quando andremo a vedere i conti soltanto questa scelta sul regolamento di contabilità in termini di peso retributivo aggiuntivo costerà circa un 40.000 euro all'anno, e non sacrifichiamo alcun dirigente, poi lo vedremo a conti fatti quando faremo il bilancio. Tralascio ogni considerazione sulla sovrapposizione dei ruoli, quella poi la rimettiamo magari alla valutazione che farete voi o quando farete la riorganizzazione, magari tenete conto dei rilievi del MEF rispetto a questa cosa, su cui in parte rispetto ad esperienze pregresse si è già pronunciato. Quindi gli aspetti organizzativi e politici che riguarderanno la riorganizzazione, di cui qua abbiamo gli embrioni, è una fecondazione non in vitro ma in carta, ma c'è, assistita ovviamente, politicamente assistita, ce l'abbiamo, però diciamo sull'impianto complessivo mi trovo d'accordo sulla semplificazione. Il mio voto alla fine sarà un voto di astensione, proprio perché
avete conculcato i diritti di partecipazione dei consiglieri comunali e questo francamente non può meritare un voto favorevole. Grazie consigliere. Insieme con Monica Pritò, consigliere Di Pietro. Qua, grazie. Ma allora, sul fatto della semplificazione anche io mi trovo d'accordo. Il problema è che la bocciatura degli emendamenti presentati questa sera lascia, come dire, forti dubbi o perlomeno certezze sulla diminuzione della possibilità per i consiglieri comunali, in particolare ovviamente della minoranza, di poter esercitare pienamente il proprio ruolo, perché diminuire i tempi, non ultimo anche sottoporre, come si è detto, agli emendamenti a un parere preventivo se poterli ammettere piuttosto che no, secondo diciamo noi mina fortemente un esercizio democratico a cui noi consiglieri siamo comunque tenuti. Quindi, pur dispiacendomi, devo dire, perché ripeto, sull'impianto inteso come anche semplificazione della macchina così comunale, come diceva anche la consigliera Iosa prima, e quindi di un'accelerazione anche delle risposte della politica, sono assolutamente d'accordo. Però non posso, diciamo così, non riconoscere una violazione rispetto a quello che è un diritto di partecipazione democratica di noi consiglieri comunali. Quindi, pur spiacendomi, il voto è contrario. Grazie consigliera, do la parola ai cittadini di Sesto, a Iosa Alessandra. Grazie Presidente, ribadisco solo un principio che forse prima ho espresso male. La presentazione, la proposta di un progetto, un emendamento, un suggerimento, quello che viene chiesto da questo regolamento è che abbia la valenza, la certificazione, la copertura tecnica economica, punto. È semplicemente questo, non volevo assolutamente dire si può dire non si può dire, ognuno può dire quello che gli pare e gli piace, può emendare quello che gli pare e gli piace, possiamo stare qua dentro fino alle 5 del mattino, che tanto sempre alle 7 del mattino poi vado a lavorare. Il discorso era, in riferimento a questo argomento, avere su una proposta, questi erano i miei alberi di ciliegio, avere su una proposta comunque la conferma tecnica, scusate, sono priva di parole ormai, avere la conferma tecnica e sapere se stiamo parlando del sesso degli angeli, che in politica si può fare, è bellissimo farlo e ci divertiamo tutti quanti, oppure se stiamo parlando di una roba che può essere messa in atto, se può... il mio voto è favorevole. Grazie, Movimento 5 Stelle, consigliere Di Cristo. Sì, grazie Presidente. Non potrei esprimere meglio quello che già ho espresso, mi trovo perfettamente in linea con il collega Piano, per cui il nostro voto, per i motivi espressi proprio dal collega in precedenza, non può essere che un voto di astensione. Grazie. La ringrazio, do la parola alla lista di Stefano Sindaco, Attanasio Tullio. Sì, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Abbiamo letto con interesse il nuovo regolamento di contabilità che, se approvato per tempo, trattandosi di un decreto del 2011, avrebbe evitato tanti problemi alla nostra e passata amministrazione. Ringrazio comunque l'assessore Pini per l'ennesimo recupero di passati atti dovuti. Per cui, per noi della lista di Stefano, il nostro voto è favorevole. Grazie consigliere, do la parola alla lista Caponi Sindaco Pugliaghi Federico. Microfono per cortesia. Grazie Presidente. Il nostro voto è favorevole. Ribadisco alcune cose che sono state dette prima e forse malinterpretate, in quanto si è disquisito tantissimo sulla parte di merito, piuttosto che al contrario mi è stato detto che ho parlato solo di metodo. Il metodo, per quanto mi riguarda, è fondamentale per costruire qualcosa. Nel merito di questa delibera per quanto mi riguarda ha tutte le caratteristiche per
rendere, per attuare le linee programmatiche che ci siamo dati in tempi più brevi, dove evidentemente l'efficientamento anche nostro, piuttosto che della macchina, degli uffici, può essere raggiunto lavorando meglio. Lavorando meglio per me, per noi, significa fare dei confronti preventivi su quanto vogliamo sistemare preventivamente alle discussioni consiliari. Il nostro voto ribadisco favorevole. Grazie. Grazie, do la parola alla Lega Nord, Pasquinelli Rossano. Grazie Presidente. La delibera in approvazione riguarda l'adozione di un nuovo regolamento di contabilità in sostituzione di quello in vigore e approvato dal Consiglio Comunale con delibera numero 62 del 20 dicembre 2010. Il nuovo regolamento uniforma e armonizza i sistemi contabili a tutti i livelli, governo, regione e comuni. Lo scopo è quello di garantire un raccordo dei sistemi contabili sia a livello nazionale che europeo. Con la legge 5 maggio 2009, numero 42, è stata data delega al Governo per la riforma della contabilità di regioni e enti locali, compatibili con gli schemi di bilancio europei. Il nuovo regolamento che andiamo ad adottare è istituito ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267. Con l'approvazione di questa delibera, di fatto, ci uniformiamo ai sistemi e schemi contabili utilizzati a livello europeo. Il gruppo Lega Nord vota a favore della delibera. Grazie. Grazie. Do la parola a Forza Italia, Borgonovo Paola. Grazie. Allora, agganciandomi all'intervento della consigliera Iosa, volevo appunto sostenere da parte di Forza Italia una politica che sia di sostenibilità e di risposte in tempo utile a quelle che sono le richieste della cittadinanza. Ovviamente seguendo, come ha detto appunto anche il consigliere Rivolta in maniera sapiente, oltre a un metodo anche un merito delle situazioni. Per questo siamo favorevoli. Grazie. Grazie consigliere, dal Partito Democratico, consigliera Perego Roberta. Grazie Presidente, ma solo una premessa rispetto al fatto che credo sia maggioranza che opposizione in questa sala consigliare, credo sia condivisibile da tutti, o perlomeno mi sento da dirlo da parte del nostro gruppo consigliare, l'idea che il più possibile un'amministrazione e gli atti di un'amministrazione debbano garantire un dialogo, come diceva la consigliera Iose e adesso riprendeva la consigliera Borgonovo, il più rapido possibile, le risposte più rapide possibile alla cittadinanza. Cioè, su questo sgomberiamo il campo da dubbi, nel senso che è un interesse comune, credo un interesse di quest'Aula per il bene comune della città. Faccio presente anche un'altra cosa. Colleghi consiglieri, che, ma questo vale per tutti, che nel momento in cui si arriva in consiglio comunale con degli emendamenti, io credo ci vada a letto, perché così era un atteggiamento propositivo e non un atteggiamento ostativo. Cioè, per noi sarebbe stato molto più semplice, qualora non avessimo condiviso, non avessimo cercato una soluzione comune, venire qua e votare contro. Cioè, il tempo speso e investito nel proporre gli emendamenti è perché eravamo fortemente convinti che si potesse portare comunque un contributo migliorativo a quell'atto, e quindi questa è stata la motivazione che ci ha portato a presentare degli emendamenti. Quando un gruppo consigliare porta degli emendamenti è perché di fatto vorrebbe migliorare la proposta, dare il suo contributo per migliorare la proposta, non mettersi di traverso. Mi spiace se abbiamo fatto passare l'idea che ci si volesse mettere di traverso. Noi volevamo migliorare e trovare insieme un testo che ci mettesse d'accordo tutti e che tenesse il contributo di tutti insieme. Purtroppo il risultato di questa discussione è che quei punti che per noi erano fondamentali, perché davvero tutelavano l'esercizio della democrazia in città, sono stati messi in discussione. Non dico che sono state che avrebbero dovuto cambiare le cose, ma cioè, di fatto temi come quello della tempistica dei 20 giorni per noi sono fondamentali, perché non è che noi chiedevamo di cambiare le cose, chiedevamo di lasciarle come erano, 20 giorni, come spesso ci è stato anche detto in passato, che non erano addirittura sufficienti. Proprio per questa mancanza di spazi della democrazia il nostro voto sarà contrario.
Grazie, do la parola al sesto nel cuore, consigliere Lanzoni. Grazie Presidente. Il nostro voto non può che non essere favorevole, però ci tenevo giusto riprendere un attimo. Consigliere Di Cristo, come la mia collega faceva presente, ovviamente noi non siamo fatti giù con lo stampino e ognuno di noi pensa e dice anche autonomamente le cose. Per quanto riguarda lo spirito di collaborazione, ovviamente tutti quelli che presentano ordini del giorno e emendamenti lavorano in questo modo, tant'è vero che voi adesso siete dall'altra parte, c'eravamo noi, ma anche noi lavoravamo sempre con questo spirito. E a tal proposito faccio un cenno anche a Piano, il consigliere Piano. Se ovviamente con lo spirito propositivo inoltre degli emendamenti lo faccia anche a tutti quelli che poi devono esaminarli, nel senso che lei ha detto che l'ha inoltrato ai capigruppo, le chiedo, visto proprio per questi motivi, che tutti i consiglieri possano averlo prima, perché magari uno lo legge e l'altro non lo legge. E sul discorso delle tempistiche, giusto perché il mio intervento di prima riportava alla memoria, faccio presente alla consigliera Perego, che era assessore a suo tempo, che quando noi abbiamo chiesto di allungare la presentazione di documenti per 2 giorni, lei ci ha dato dei bradipi, giusto per sgombrare qualsiasi dubbio. 2 giorni, ci siamo sentiti dei bradipi. Quindi noi eravamo da questa parte e non le ho risposto nello stesso modo. Grazie consigliere Lanzoni. Passiamo alla votazione della delibera così emendata. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 24, favorevoli 15, contrari 5, astenuti 3, non votanti 1. Il Consiglio approva. Votiamo per la immediata eseguibilità. Apro la votazione. Chiudo la votazione. Presenti 23, favorevoli 16, contrari 5, astenuti 2. Il Consiglio approva. Presidente, non risulta il mio voto che era favorevole. Quindi, presenti 23, favorevoli 17, lo correggiamo. Correggiamo d'ufficio. Presenti 24, favorevoli 17. Presenti 24, favorevoli 17, contrari 5, astenuti 2. Consiglio approva. Andiamo al verbale di seduta, al punto 19. Approvazione dei verbali della seduta consigliare del giorno 26/9/2017. 29/9/2017, 9/10/2017. Apro la votazione. Io non vedo. Chiudo la votazione. La mia espressione di voto è favorevole. Allora, presenti 24, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 1,
il Consiglio approva. Bene, siamo alle 11.30, a questo punto mi fermo e rinvio il Consiglio al proseguimento il giorno 30. Sarà riconvocato comunque. Sì, verrà riconvocato. Cioè. Buonasera a tutti e grazie.